Nella scorsa puntata di Bosco Pulito. In una triste e cupa giornata, ecco che il nostro Nazzi affronta un viaggio inaspettato, che lo porta in un posto caratteristico dell'isola di Gran Sasso. Arrivato e preso possesso della stanza, finalmente si avviano i lavori nel bosco. Ed ecco che pian piano, delle scale ed una staccionata bella, prendono forma, lasciando gioia nei cuori dei volontari. Buongiorno, mondo. Ah, seconda giornata qui a Isola del Gran Sasso, pronta a riprendere i lavori che abbiamo lasciato la scorsa volta. E intorno a me, guardate qua, che simpatiche nuvole, piene zeppe di acqua, che si aggirano nei paraggi e che potrebbero da un momento all'altro farci la festa. Però noi approfittiamo del bel tempo che c'è per riprendere i lavori con la speranza che venga fuori qualcosa di buono. Andiamo. Buongiorno. Sembri una valanga caduta dalla montagna. Ecco l'uomo delle montagne. Lazzaro, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, bene, siamo pronti a iniziare una nuova giornata lavorativa siamo in oggi. Forma. Appena fatto colazione. Cappuccino con croissant. Ragazzi miei, siamo di nuovo nel punto dove abbiamo iniziato a lavorare ieri, bonificando un pochettino la zona, iniziando a costruire le scale che stanno portando avanti gli altri ragazzi e costruendo anche la base della nostra staccionata. Eccola qua. Detto questo, direi che è arrivato il momento di continuare i lavori che abbiamo lasciato ieri. E io e Lazzaro ci occuperemo ancora della nostra staccionata. Mo la facciamo bella tosta. Yes. Così almeno ci staccioniamo. Così. Perfetto. Ecco qua. Mamma, che bellezza. Mossi. Il vostro lavoro come va? Ovviamente quando batte lui trema molto di più la terra, è più larga un po' così. Ok. Lato? Sì. Ma che bella. Il tutto è stato fissato come si deve e finalmente non si muove di un millimetro. È bello tutto sicuro e siamo molto soddisfatti del risultato. Adesso direi di passare alla fase successiva. Però ci sono dei cambiamenti. Vi dicevo che volevamo fare delle X, però alla fine comunque è un lavoro abbastanza complicato e quindi abbiamo deciso semplicemente di coprire il tutto, di chiudere questo grande buco con due aste di legno che passeranno qua e qua fino alla fine. Alla fine il risultato sarà lo stesso, è solo che sarà più semplice lavorare. Questi due qua dalla stessa misura di tutta e in mezzo da tutta la tutta. Ok. Dai. Gira. Vedo delle scale in movimento qua. Sì. Una scala mobile. La staccionata finalmente è stata messa in sicurezza ed eccola qua. Ci abbiamo messo solo una X qui per rafforzare un po' il tutto e tutto il resto è stato chiuso come si deve. Fatto questo, adesso direi di abbellire un attimino questo pezzo di staccionata. Dico questo pezzo perché comunque continueremo con un altro po' di staccionata anche da questa parte e poi faremo anche uno scorrimano.
E come abbelliremo tutto questo? Ovviamente con l'aiuto di uno strumento molto particolare. Il fuoco. Il fuoco. L'uomo ha scoperto il fuoco, la magia del fuoco. Ebbene sì, oggi affumichiamo un po' la nostra staccionata. E inizierei da qua. Siamo messi in sicurezza con la pompa, non si sa mai. Abbiamo dato il nostro tocco magico e guardate qui la staccionata come è cambiata totalmente rispetto a prima. Mamma mia che bella, mamma mia che bella. E adesso non ci resta che dare una bella botta con l'impregnante, così proteggiamo il tutto e soprattutto lucidiamo il tutto. È un po' vecchio questo impregnante. Allora, vediamo un po'. Ah, voilà. Lazzaro, dimmi. Andiamo a mangiare. È ora, si mangia! Che bella notizia! Siamo rimasti solo io e te. E anche la passata con il nostro impegnante è stata data e ragazzi miei, ecco qua il risultato finale. Sì, tutto bello lucido lucido fino alla fine, il colore è ancora più nitido, si vede ancora di più. E la nostra staccionata è veramente una sciccheria. Stiamo andando anche oggi a lottare contro il cibo e ci siamo accorti di alcuni rumori molesti un po' distanti. Ragazzi miei, mi sa che il tempo sta cambiando e a breve mi sa che ci facciamo un bel bagnetto. Qua la festa. Buon appetito e piatto pulito. Alda, approfitta. Lazzaro, è arrivata la pioggia? Purtroppo sì. Mannaggia la miseria. La cattiva notizia era veritiera. La pioggia è arrivata e purtroppo ci dobbiamo fermare. Smetti di spingere. Ci dobbiamo fermare momentaneamente con i lavori e niente. E mo che facciamo? Ce ne andiamo alla reception. Andiamo alla reception. Salve signorina receptionist. Salve. Ci abbiamo qualche lavoro da fare qui? Allora, visto la pioggia che ci impedisce di continuare nel bosco, noi lavoreremo per la sua sicurezza. Lei ha questo posto di lavoro, come ben vedete, il quale manca per adesso di un'attrezzatura importante, cioè un separé in plexiglass che separa l'utente dalla segretaria che sta in reception. È bello quando parli in italiano. Ti piace quando parlo italiano? Parla in... una lingua mi è sconosciuta, però... Parla in dialetto. Parla in dialetto? Sì, no? Che è più bello. Allora, dammi un pezzo di glass, ok? Allora, dato la pioggia, a parte che adesso vi mostro un attimino la struttura com'è all'interno, così ne approfittiamo, però abbiamo intenzione poi di mettere questi pezzi di plexiglass. Sul banco della nostra receptionist per metterle in sicurezza. Vedi, con semplicità, un discorso semplice, curato, preciso, corto. Ti facciamo dare uno sguardo alla nostra palestra. Ah, la faccia. Ecco qua la mega palestra. Oh, che bella. Questa è la sala riunione. Eccoci qua. Mamma che bella. Se ne sta andando.
Sì. mi mostri altro? Sì, ti mostro che devo andare a chiudere i finestrini alla macchina, altrimenti... Mi fai vedere come corri? Ok, c'ho l'ombrello. Ciao Lazzaro. Ciao, ci vediamo tra un po'. A dopo. Ed è così che un grande uomo se ne va, per la sua strada, con i suoi pensieri. Tornerà? Tornerà di nuovo da noi Lazzaro? Chi lo sa? Addio Lazzaro. Ciao Lazzaro. Ti davo per disperso. Ma segnali che invece abbiamo, eh? Quante scale dobbiamo fare? È l'ultima scala. Ah, siamo arrivati. Ti volevo far notare una segnaletica di emergenza. Sì. Per la sicurezza. La sicurezza prima di tutto. Ecco, questa è la nostra avanzata. Qui ci divertiamo parecchio. Sappi che questo... L'anno scorso non c'erano questi lucernai. Le catacombe. Ah, oh, mo sì. Uela. A che posticino qui? Qua ci mettiamo a fare gli arrosticini, che è una specialità abruzzese, degli spiedini di pecora alla brace, che qua si possono tranquillamente al fresco mangiare. Stallone andalusiano. Ciao cavallino. Per chi non lo sapesse, questo è il cavallo di Zorro. Ciao, che bello che sei. Il cavallo di Zorro? Stallone andalusiano. E che ci fa qua? Che cucciolone. Siamo tornati. Direi che è arrivato il momento di iniziare il nostro lavoro, di iniziare a sollevare il plexiglass e a rendere sicura l'area circostante. 20. Sei soddisfatta? Molto. Posso fare la prova starnuto? Il primo plexiglass è stato messo ed eccolo qua ragazzi miei, è trasparente. E adesso passeremo al secondo, però c'è un piccolo problema, perché praticamente è troppo lungo e quindi dobbiamo tagliarlo di 30-40 cm prima di fissarlo. Questa stanza tenebrosa. Sembra proprio che ci siamo, però abbiamo cambiato idea, proviamo un altro sistema. Finalmente la nostra segretaria è al sicuro ed eccola là, ciao! Abbiamo messo i nostri plexiglass, belli a misura, quindi è protetta lei e anche chi, secondo me sempre lei, sarà da quest'altra parte. Bravo Lazzaro, siamo stati proprio bravi. Grazie per il tuo aiuto, è stato veramente indispensabile per poter realizzare questo lavoro. Finito anche quest'altro lavoro, finalmente il tempo... Si è sistemato un po', però ormai l'oscurità ci sta raggiungendo pure oggi e quindi direi che per ora ci fermiamo così con i lavori. E prima di concludere ovviamente faccio il faccione a Nicolai che mi sta sfidando a ping pong. Io sono campione internazionale di ping pong. Porca miseria. Nei miei sogni però. Oh,
Ho perso. Prima di concludere il video vi voglio dimostrare di nuovo tutto quello che è stato fatto fino ad ora, così passo passo seguite l'opera insieme a me. Ed ecco qua ragazzi miei, la nostra staccionata che è diventata bellissima. E ripeto, poi dobbiamo continuare il lavoro anche qui. Qui dobbiamo completare le nostre scalinate fino in fondo. È stato fatto anche un piccolo, oppla, che bello, un piccolo spiazzare qui, e domani continueremo con altre scale fino in fondo. Purtroppo non abbiamo molti giorni a disposizione, il tempo non ci sta aiutando, però siamo fiduciosi che fino alla fine ce la facciamo. Vabbè, comunque io adesso vi saluto con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto, con la speranza che ciò che sta venendo fuori vi piaccia, e mi raccomando, se vi è piaciuto non dimenticate di mettermi mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!